con il ministro Roberto Maroni. Vai Roberto! Buongiorno a tutti, io sono qui innanzitutto come militante, come uno di quelli che tanti anni fa ha iniziato questo straordinaria avventura in cui pochi credevano, sulla base di una intuizione di Umberto Bossi, e sono particolarmente legato a quest'area, a questo comune, a questa città, a Saronno, perché proprio qui 22 o 23 anni fa avevamo iniziato io e Umberto Bossi, non so se posso dirlo, ci sono i carabinieri qua, attaccare abusivamente i manifesti per una campagna elettorale. Sono passato proprio davanti a questo posto, sono tornato indietro di 20 anni, sono diventato più giovane, e a scrivere e a fare le scritte sui muri, perché allora non andavamo in televisione, non ci davano spazio, però sapevamo di avere la risposta giusta per i bisogni dei nostri cittadini. Il problema era di farlo sapere, di comunicarlo, di far sentire la nostra voce. Quando non hai la voce, quando non hai un microfono come ce l'ho io oggi, devi urlare, devi farti sentire in qualche modo. E io ricordo che cosa mi diceva Bossi quando gli chiedevo: ma perché dobbiamo andare a pasticciare i muri, a scrivere? Mi fa: ricordati che i muri sono i libri dei popoli, è l'unico modo per farci vedere. E a poco, scritta dopo scritta, manifesto dopo manifesto, la Lega è diventata quello che è diventata, cioè uno dei movimenti politici più innovatori, più radicati sul territorio, più presenti nel cuore della gente, più vicini ai nostri cittadini, in grado di dare le risposte giuste.